In alcuni autorevoli ambienti economici qui in Italia è data addirittura per certa l'immissione sul mercato di una moneta complementare tipo mini bot, per un importo tra l'altro piuttosto considerevole perché si parla di 70 miliardi di euro. Un'immissione anche datata per l'autunno o al massimo l'inizio del 2020. È una possibilità concreta, secondo lei, onorevole Zanni? Ma sicuramente perché il tema dei mini bot è parte integrante del programma di questo governo, quindi sta scritto in quello che diciamo giornalisticamente è stato conosciuto come contratto di governo e credo si farà sulle tempistiche, non ho idea di quali possano essere, spero il prima possibile perché sarebbe un'importante immissione di liquidità. Per l'economia italiana. Ecco, anche qui facciamo una riflessione: un sistema dove un governo debba trovare degli stratagemmi per immettere liquidità nell'economia in un momento di difficoltà e non sia la banca centrale a fare questo, evidentemente c'è un grosso problema, cioè noi. Per il sistema che abbiamo impostato all'interno dell'Eurozona, ci stiamo legando mani e piedi nella possibilità di intervenire a supporto dell'economia. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che ritardando o non facendo alcuni interventi, noi perdiamo capacità industriale e negli ultimi anni della crisi l'Italia ha perso il 25% della sua capacità industriale, vuol dire migliaia di imprese e centinaia di migliaia di posti di lavoro andati in fumo, vuol dire che non siamo in grado di far crescere o far recuperare la nostra economia e vuol dire che di fatto ci condanniamo giorno dopo giorno, anno dopo anno a diventare un paese di serie B. Prima si ricordava la storia gloriosa, insomma, di quella che era considerata un'Italietta con la liretta che diventava proprio con la sua moneta considerata debole, la quinta potenza industriale del mondo, oggi ce lo sogniamo. E pensare che questa crisi non è dovuta a problemi strutturali, ma è dovuta a delle leggi e a un'impostazione sbagliata, fa venire ancora più rabbia. È ovvio che su questo si deve intervenire. Sulla moneta complementare, spero che le tempistiche siano quelle di questi rumors che indicavate, perché avere 70 miliardi di nuova liquidità, magari per andare a pagare i debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni o per finanziare qualche progetto, qualche infrastruttura, la riqualificazione del territorio, sarebbe una spinta importante per l'economia italiana in un momento di difficoltà non solo per l'Italia, ma per tutta l'Europa. I dati lo dimostrano. Avremo la Germania in recessione tecnica quando pubblicheranno i dati del PIL del quarto trimestre 2018 e quindi insomma si rende necessario. Ecco, siamo appunto in un periodo di recessione. Giancarlo, hai Sì, sicuramente una considerazione? brevissima però. Io penso che chiaramente l'emissione di 70 miliardi di liquidità, se avverrà appunto con queste mini bot, sarà importante, importantissima perché la cifra non è una cifra da poco. Ma c'è un aspetto ancora secondo me più rilevante, cioè se negli italiani, nelle tasche degli italiani, arriva una. Chiamiamola banconota, sappiamo che non è il termine corretto, però una banconota diversa dall'euro, che però si può spendere, forse questo cambia anche la percezione, perché ci sono ancora molti italiani che sono contrari all'Europa ma favorevoli all'euro solo perché pensano che uscendo dall'euro ci impoveriamo. Sappiamo che non è così, sul mio canale, su tutte le volte che intervengo lo dico, cioè uscendo dall'euro noi non solo non ci impoveriamo ma ci arricchiamo come l'abbiamo fatto nel 92 quando siamo usciti dallo SME, che abbiamo avuto anni di grande sviluppo. Però appunto dobbiamo far passare questa paura agli italiani che una moneta alternativa valga di meno dell'euro. Non è così, insomma. Ecco, sono tutti argomenti su cui gioca molto il mainstream, ma sono effettivamente, possiamo derubricarle come a fake news, effettivamente, solo che sono sistemiche queste fake news.